sostanzialmente immutato nel gameplay, ma molto più focalizzato ad offrire all'appassionato un'esperienza coinvolgente nel mondo del basket a stelle e strisce, NBA 2K14 su Xbox One e PlayStation 4 è un gioco diverso dalla controparte old gen. Non si tratta di una versione in tutto e per tutto migliore, ma senz'altro di un videogame da non farsi scappare. Visual Concept punta tutto sul coinvolgimento, eliminando LeBron Path to Greatness, associazione e stagione, per fare spazio al forte rinnovamento di MyPlayer e MyGM. Partendo da MyPlayer, le novità si percepiscono sin dal principio, osservando lo svilupparsi attorno all'atleta di un percorso narrativo, oltre che la classica crescita di attributi e abilità. Attraverso una moltitudine di scenette animate osserveremo l'accendersi di rivalità, lo svilupparsi del rapporto con i compagni e più in generale lo scorrere della vita di un atleta. Saremo noi a scegliere come comportarci, grazie a un sistema di scelte totalmente nuovo e una componente dialogica rinnovata e capace di inserire molte sfaccettature in più. Visual Concept è finalmente riuscita a imbastire quel modello di carriera che i fan chiedevano, dando la possibilità all'appassionato di vivere come una star della NBA. Segnaliamo tuttavia con rammarico che il doppiaggio è limitato alla nostra superstar e pochi altri, ai quali si affiancano, per i restanti, un fastidioso mutismo. Ben caratterizzata anche la modalità MyGM, che propone la carriera da general manager con tutte le sue opzioni. Si parte dalla firma del contratto e dalla valutazione degli obiettivi, per passare poi alla gestione completa di salari, prezzi dei biglietti e che più ne ha più ne metta. Particolarmente interessante osservare come siano state ben caratterizzate e diversificate le personalità dei proprietari. Ci imbatteremo in barbari affaristi pronti a smantellare la franchigia, ma anche in passionisti presenti al palazzetto partita dopo partita. Tutto in nome di una varietà davvero convincente. Il rovescio della medaglia comunque non manca. Le possibilità sono infatti così tante ed articolate che decidere di utilizzare questo game mode per sostituire integralmente associazione e stagione, soprattutto per gli inesperti newcomers, non ci è parsa un'idea totalmente riuscita. All'offerta single player si aggiunge comunque quella multiplayer, caratterizzata principalmente da My Team e The Park. La mia squadra si presenta qui in una versione solo leggermente rinnovata rispetto al passato e dunque non ancora totalmente convincente. The Park sostituisce The Crew, proponendo un hub online nel quale sino a 100 giocatori contemporaneamente potranno socializzare e decidere di sfidarsi su diversi playground. A livello ludico, questa versione di NBA 2K14 mostra pochissime differenze, mantenendo le ottime basi della controparte PlayStation 3 ed Xbox 360. In fase offensiva e difensiva si beneficia di più precise interazioni fisiche soprattutto tra i cestisti, che risultano a schermo in un'azione più credibile. Le penetrazioni attraversando i corpi dei difensori sono quasi totalmente un ricordo, ed anche il gioco fisico, soprattutto sotto canestro, esce rinvigorito dall'adozione di routine più rigorose. I contatti si fanno più pronunciati, e per i cestisti più esperti appoggiarsi all'avversario per creare separazione è ora davvero vantaggioso. Anche gli atleti della stazza imponente, grazie a queste nuove routine, mostrano di più la loro preponderanza, soprattutto in fase difensiva. Qualche inciampo tuttavia non manca. Eseguendo un crossover dopo l'altro noteremo ancora qualche compenetrazione di troppo, che sfocerà di tanto in tanto nell'apertura di autostrade verso il canestro. Allo stesso tempo, certe imprecisioni nella gestione dei contatti a livello difensivo daranno adito a troppi falli d'ostruzione. Si è fatto un gran parlare poi di miglioramenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Dalla nostra prova è emerso semplicemente un maggior bilanciamento tra i vari livelli di difficoltà, alcuni rimodellati verso il basso, altri verso l'alto. Mentre per quanto riguarda il comportamento della CPU non possiamo dire di aver notato alcuna differenza. Ci si barcamena ancora tra situazioni al limite della perfezione e movimenti davvero irritanti. Si nota invece il completo distaccamento della palla dalle mani dei giocatori, che limita, pur non estirpandolo del tutto, quello strano effetto magnete che ha da sempre caratterizzato la produzione 2K, ma apre il fianco a qualche palla persa un po' troppo banale. Il passo avanti più interessante di questa versione next gen è senza ombra di dubbio quello grafico. Il titolo Visual Concept ci mostra chiaramente i risultati di uno sviluppo attento e di una cura per il dettaglio davvero non comune. La modellazione poligonale degli atleti stupisce, unendosi ad un comparto texture che grazie a nuovi shader mette in risalto le più piccole imperfezioni facciali in maniera convincente. Incredibile poi l'apporto di Echo Motion, il nuovo motore per le animazioni facciali, che rende più reali che mai i cestisti. Ottime come al solito le animazioni, peccato che nel corso delle azioni qualche imperfezione legata soprattutto al collegamento tra l'una e l'altra ancora permanga. Si tratta comunque di imperfezioni minime, l'azione scorre molto fluida, i rallentamenti delle versioni Xbox 360 e PlayStation 3 sono spariti e le problematiche sono talmente rare da non inficiare assolutamente il quadro complessivo, che rimane uno dei più impressionanti in questa next gen.
La versione next gen di NBA 2K14 è senza ombra di dubbio un gran bell'esempio, soprattutto a livello tecnico, di cosa i giocatori vadano cercando in questa nuova generazione di console. Fedeltà, fotorealismo e cura per il dettaglio sono i punti cardine sui quali si regge la produzione Visual Concept, che ha dalla sua anche il solidissimo gameplay costruito nel corso degli anni. Straconsigliato agli appassionati, tuttavia, NBA 2K14 si mostra in questa veste ancora più complesso rispetto al passato, arricchendo sì i game mode più significativi del recente biennio, ma eliminando allo stesso tempo tutti quelli storici e maggiormente adatti anche a una più ampia platea di videogiocatori.